Doveva essere la settimana che avrebbe rilanciato le speranze di salvezza del Pescara prima della sosta e invece è stata quella che le ha affossate. Non ancora definitivamente, perché a quello dovrà pensare l'aritmetica. Ma le sconfitte con Ascoli e Vicenza sono state una mazzata. Più la prima con il Picchio, per l'importanza che rivestiva la partita e anche per le modalità. La seconda, quella del Menti, ne è stata la conseguenza, poiché la squadra, a dispetto dello striminzito 1-0 finale per il Vicenza, è apparsa svuotata, demotivata, rassegnata. È stata in campo con l'atteggiamento di chi non ci crede più, con le eccezioni di Gut e De Sena. L'uno, un giovane di proprietà dell'Atalanta, che continua a fornire prove di spessore a dispetto della sua inesperienza e al suo primo anno in un campionato pro e del contesto che lo circonda. L'altro è l'ultimo arrivato, ha firmato il 1 febbraio e nonostante una carriera di altissimo profilo con oltre 330 presenze in Serie A, ha l'atteggiamento di chi ci crede, non si arrende di fronte a determinate evidenze, lotta, si dimena, protesta e nelle ultime partite ha siglato la illusoria doppietta con l'Ascoli ed è stato l'unico giocatore che abbia minacciato la porta del Vicentino Grandi. E il nucleo dei senatori? Non pervenuto. Come mai? Grassadonia ha detto la sua dopo Vicenza. Soffrono troppo l'impatto emotivo e vi posso assicurare che durante gli allenamenti questi ragazzi lavorano, mi seguono e si applicano ed essendo libero di mente, è un giocatore che essendo libero di mente ci crede più degli altri, ci mette assolutamente grande attenzione in quello che fa, gli altri fanno lo stesso ma forse subiscono da un punto di vista mentale la situazione. Si capisce come sia molto difficile uscire da questo guado quando proprio i giocatori che da più tempo giocano nel Pescara e vivono anche la città sono i primi impotenti. E allora forse sarebbe il caso, data tale emotività, di dare spazio ad altri che forse hanno la testa libera, come De Sena, magari tecnicamente inferiori ma in grado di portare nuova linfa. Forze fresche cui, comunque vada, non si potranno imputare le responsabilità di una retrocessione. Il portiere Lastra è a Pescara da oltre un anno, ma ha giocato solo una partita di Coppa Italia, mai in campionato. Il centrocampista Basit, arrivato in prestito dal Benevento, non è stato mai utilizzato. Vokic dimostra di avere talento, ma dopo l'addio di Oddo è stato relegato a 5 presenze per un totale di 67 minuti. Nei 5 che ha giocato al Menti ha sfornato un assist per De Sena nel finale. Finché non ci sarà il verdetto sarà giusto provarci, poi andranno fatte valutazioni anche nella cabina di comando, ma dopo l'ultimo biennio è difficile pensare di ripartire con l'attuale direzione sportiva targata a Bocchetti Repetto. E il presidente Sebastiani dovrà interrogarsi su cosa non è andato. In molti pongono l'attenzione sui cosiddetti prestiti e plusvalenze, ma negli ultimi 2 anni tanto ha fatto anche la gestione del gruppo squadra. Averlo tutelato troppo, a discapito della forza e della credibilità degli allenatori, che si sono alternati, ben 6, è stato forse l'errore più grande.